Siamo con Enrico Invernizzi, responsabile tecnico formazione Volvo Trucks Italia. Siamo qui per la semifinale mondiale di Volvo Vista. Enrico, di che cosa si tratta? Allora, Vista innanzitutto dobbiamo spiegare che è una competizione che Volvo Trucks lancia ogni 2 anni a livello mondiale ed è la più grande competizione dedicata al personale dopo vendita ovviamente di tutto il mondo. Vi partecipano i tecnici, gli accettatori e tutto il personale che lavora con i ricambi. Ogni officina può organizzare delle squadre di 4 persone. In 3 round di domande loro ovviamente devono fare il meglio possibile per accumulare punti e a livello di nazione, quindi a livello d'Italia, noi oggi abbiamo qui durante la semifinale le migliori 5 squadre appunto italiane che si affrontano su 6 stazioni, devono quindi cercare di ottenere il miglior punteggio affrontando queste 6 diverse stazioni in modo tale da risultare la migliore squadra italiana e andare a Göteborg a settembre nella finalissima mondiale. Le stazioni riguardano sia veicoli, una stazione in particolare riguarda i pullman, una stazione riguarda il nostro cambio e shift e poi c'è una stazione dedicata alla realtà virtuale che è qualcosa che stiamo cercando di introdurre anche nella formazione tecnica. Vedete che qui siamo noi l'abbiamo chiamato campo base, dove i nostri team entrano, abbiamo percorso lo stesso sentiero, diciamo, entrano e qui c'è tutta la spiegazione della giornata, la rotazione delle stazioni, l'agenda della giornata e quindi qui oggi nel quartier generale di Volvo Trucks Italia abbiamo ospiti gli italiani, gli inglesi, questa mattina i portoghesi e gli irlandesi. Sopra la bella Italia. The winner is the work athletes. From Bergamo. Track center Bergamo. Well done. Grazie a tutti, è un sogno, dai. Non ce l'aspettavamo. Complimenti comunque anche agli altri teams che comunque hanno fatto bene come noi, sicuramente. Bravi, bravissimi. Ci vediamo a Göteborg.